vero ringraziamento non formale va, bilanci a parte, questi arriveranno, ai 73 timonieri che in queste sei tappe hanno partecipato al Trofeo del Digni Classico. Noi non pensavamo di avere alla fine di questa vicenda una partecipazione media ogni tappa di gran lunga superiore alle 30 barche. È stata un'esperienza entusiasmante. Poi chiudere a Torre del Lago con record eguagliato di 38 barche, quasi tutti timonieri italiani, perché Johannes Van Asperen è olandese di nascita ma ormai toscano di adozione. È stata una cosa emozionante e coinvolgente. Quando a fine agosto ho mandato quell'email in cui invitavo tutti quanti a farsi sotto per raccoglierci a Torre del Lago, ho ricevuto una risposta di massa. Una risposta che però dimostrava quanto questo affare fosse stato vissuto profondamente da tutti quanti. Ci ha tenuto uniti, in acqua non è mancato l'agonismo, ma la correttezza ha sempre prevalso, a terra l'atmosfera è stata unica e, ripeto, grazie al contorno noi abbiamo creato una sacra alleanza tra timonieri e familiari. Perché oggi sono convinto che dovremmo discutere su dove tenere le tappe del Dinghy Classico innanzitutto con le signore, o con i signori mariti delle signore timoniere, visto che il contorno a questo punto ha iniziato a contare, non dico quanto la regata, ma quasi quanto la regata. E a noi questo va benissimo, perché il giorno in cui i trofei velici iniziano a vedere le dispute in famiglia, inizia la loro fine. Quando invece riusciamo ad associare tutto quanto il clima familiare nell'interesse per l'evento, allora questo significa mettere un fondamento forte alla durata di questa vicenda. Poi, naturalmente, lo sanno tutti i più esperti tra voi, un giocattolo come questo, così come si costruisce con difficoltà, si rompe facilmente. Per evitare che si rompa facilmente bisogna stare attenti. E noi staremo attenti, ascolteremo tutti, tutti dovranno ascoltare le ragioni degli altri. Si discuterà di ponteggi, scarti, location. Io non vi nascondo che abbiamo la fila dei posti che vogliono ospitare il Trofeo del Digni Classico. Portiamo in giro una caravana di 150 persone, tutte per bene e distinte, no? Che non disturbano, non deturpano i luoghi, li migliorano. Prima di arrivare rastrellano e spazzano, se ne vanno dopo aver pulito rigorosamente, lasciano una documentazione straordinaria di civiltà e di amore per lo sport.